Grazie Presidente. Ovviamente abbiamo già espresso molte delle nostre perplessità sul progetto, sia da parte mia come gruppo consiliare che dai nostri consiglieri di zona 9 e in fase di adozione. Noi non possiamo che ribadire, ora che stiamo andando ad approvare questo piano di intervento, che dal nostro punto di vista dei palazzi di questo tipo, oltre che al nuovo cemento, dato che prima l'area era di tipo industriale, quindi con dei corpi bassi, ora stiamo costruendo in altezza di fianco al parco di Villa Litta. Ovviamente l'impatto ambientale dal nostro punto di vista è assolutamente insostenibile, oltre a quello che riguarda la cementificazione. Avere dei palazzi come vista dal parco, dalla villa e da uno spazio che in questo momento è comunque bellissimo, non è assolutamente sostenibile. Quindi chiediamo ulteriormente di modificare il progetto. È chiaro che non, in fase di adozione non c'è stata apertura da questo punto di vista. Io rimango sorpreso che la maggioranza approvi un progetto di questo tipo senza fare di tutto per limitare l'impatto ambientale, che sarà fortissimo comunque su una zona che in questo momento non ha allo stesso tempo servizi, sempre secondo i consiglieri di zona. E quindi noi voteremo contro questo piano di intervento e chiediamo che venga fatto anche da tutta la maggioranza e l'opposizione. Grazie. Grazie. Non ci sono altri interventi? Consigliere Biscardini, prego. Grazie Presidente, volevo solo come dire, informare il Consiglio per coloro che non sono in Commissione Urbanistica che la delibera è stata discussa nuovamente in Commissione Urbanistica in quanto delibera che approva un piano già adottato e io confermo lo spirito dell'intervento già fatto in Aula precedentemente sul valore, a mio avviso, significativo di questo piano anche ai fini di un progetto ambientale e di paesaggio che riguarda la zona in questione. Parola all'assessore De Cesaris perché non vedo altri interventi per un'eventuale replica. No, l'assessore ritiene di non replicare. Non sono stati presentati emendamenti a questo provvedimento, quindi metto in votazione la delibera numero 120, 124. È aperta la votazione. Scrutatore, dichiaro chiusa la votazione. Sono presenti 37 consiglieri. 23 favorevoli, un contrario, 13 astenuti. Il Consiglio approva